Tu alle superiori ci andavi a piedi con la corriera? Hai presente la Riviera Romagnola, per la precisione tra l'autunno e la primavera. Da una parte c'è l'Adriatico e dall'altra la spiaggia deserta e il letargo di un serpentone infinito di camere d'albergo vuote in attesa della prossima estate. Ecco, a far compagnia ai gabbiani in riva al mare ci pensava Simone Bianchetti, che si alzava all'alba e da casa sua a scuola ci andava in barca. Sì, davvero. Da Cervia all'Istituto Professionale Navale di Cesenatico, 6 miglia, sul suo Penelope, uno sloop in legno di 6 metri del 1922. Se c'era lo sciopero dell'autobus, tu avevi il piano B e andavi a piedi oppure chiedevi un passaggio a qualcuno. Lui no. Se non lo spingeva il maestrale, entrava a scuola quando arrivava, e amen. Nel weekend in pratica era la stessa storia. Tu andavi a fare la vasca in centro, lui, sempre da solo, puntava la prua verso Bellaria, Orini. La motivazione era, come dire, ancestrale, insieme al piacere di navigare e stare da solo con la sua barca. Penelope, diceva lui, mi riempiva dentro, cullato dal rumore del legno, e allora partivo davvero per mari e isole lontane. Simone nasce nel 1968. Per uno come lui non cambiava niente se fosse stato il 1868. Del XX secolo, delle sue modernità e complicazioni non ne aveva bisogno, anzi. I suoi ingredienti erano quelli essenziali di ogni tempo, fin dagli Egizi del 4000 a.C.: il mare e il vento per navigare. Così l'Adriatico, tutto l'Adriatico, diventa il suo naturale parco giochi. Dopo il diploma a Cesenatico diventa capitano di lungo corso al Collegio Navale Giorgio Cini di Venezia e 2 anni in marina completano il suo percorso di uomo di mare istituzionale, mentre quello di esploratore di se stesso e del mondo è ispirato dai suoi scrittori preferiti, che sono Conrad, Melville e London. Inevitabilmente, per uno come lui che respira il mare, anche il suo Adriatico diventa troppo piccolo. Uguale all'asfittico cortile di casa per tutti gli altri che vogliono conoscere il resto della città. Per Simone ci sono i mari e le isole lontane, con un pallino in testa fin da quando ha 15 anni. Partecipare al giro del mondo in solitario a vela, la mitica Vendée Globe, doppiare Capo Horn e quindi diventare un leggendario Capo Horner. Guardare l'orizzonte, mai tradire se stessi, le proprie decisioni, continuare a riempire i giorni con la forza delle proprie scelte. Aspettami e dammi forza, sincerità, nell'attesa di un grande giorno. Simone è anche uno scrittore di poesie, poi dipinge. Di sicuro non è un uomo di relazioni diplomatiche. Figurarsi le sue capacità commerciali, che sono pari a zero. È un vichingo, selvaggio, sempre pronto al Valhalla transoceanico, alla riflessione più profonda e alla baldoria furiosa. Un mix in totale antitesi alla necessaria capacità un po' ruffiana di saper intrecciare ottime relazioni con le persone che contano, che poi è quello che serve per campare come si deve nel mondo della vela e anche in quello di tutti i giorni. Il Bock Challenge è l'evento in solitaria più lungo del mondo e si corre ogni 4 anni. L'edizione del 1994 ha la partenza e l'arrivo a Charleston, negli USA, con le tappe intermedie a Città del Capo, Sydney e Punta dell'Este. Simone è senza sponsor di peso, ma decide di partecipare ugualmente. Nella vita viene il momento in cui devi partire. Sono momenti precisi, unici, magici. Attendere oltre potrebbe rivelarsi deleterio.
Senti che devi farlo, a prescindere dai soldi, dalle difficoltà organizzative, dagli affetti e dagli amori. Arriva a Charleston dopo una navigazione di 2 mesi. La gara inizia il 17 settembre e la sua barca ha immediatamente diversi problemi. Nonostante tutto, il 23 ottobre è all'equatore, in quinta posizione, ma una falla alla chiglia lo costringe a uno scalo tecnico in Brasile. Dopo 69 giorni e 12 ore arriva a Città del Capo, è quindicesimo, ottavo della sua classe. La vita vista da queste latitudini acquista importanza. La solitudine, le difficoltà esaltano il valore di un abbraccio, di una parola, di una stretta di mano. Diventi consapevole di ciò che è essenziale e distingui quel che è superfluo. Forse riesci a entrare in contatto con il gran mistero della vita. Riprende il mare, ma dopo 60 miglia lo scafo è di nuovo allagato e i giudici gli impediscono di raggiungere Sydney. Le vele ammainate sono un sipario che si chiude sulla mia vita. Fine dello spettacolo. La sosta forzata in Sudafrica rappresenta il momento più buio della carriera di Simone. Non ha soldi, guadagna qualche spicciolo su un peschereggio di tonni e trova ospitalità in una baraccopoli, dividendo un tugurio con una famiglia, tra scarafaggi, tanfo e miseria. Come un personaggio dei suoi scrittori preferiti, si risolleva e fa rotta verso l'isola di Sant'Elena. Il mare rinasce. Per la prima volta dopo tanto tempo vedo uno spiraglio di luce, ritrovo la voglia di vivere. Da Sant'Elena raggiunge Ascensione, dove fa il pescatore per sbarcare il lunario. Poi risale l'Atlantico verso nord, contro gli Alisei, e raggiunge il Senegal. Alla foce del Gambia scuffi in un banco di melma, ma riesce a rimettersi in assetto. Arriva alle Canarie, poi Marocco, a Gibilterra fino a Savona. Rientra a Cervia. E la situazione finanziaria è disastrosa. Vende la barca. A rimetterlo in mare è Cino Ricci, il mitico skipper di Azzurra, che gli dà il suo okidogo per partecipare alla mini transat del 95, l'Atlantico in solitaria su un 6 metri e mezzo, con percorso da Brest in Francia a Fort-de-France in Martinica. Simone va forte, nonostante le solite sfortune varie, e chiude decimo, primo degli italiani. Ho creduto di essere tra gli ultimi. Ho lottato per giorni contro il sonno, contro la tentazione di mollare tutto, di chiudere gli occhi e di dormire. Avevo anche finito i viveri. Non ho mangiato per 48 ore. Nel 96 è ancora Cino Ricci a dargli un'altra barca, il Verdone, per fare la O-Star, l'Original Star, la transatlantica in solitario che ogni 4 anni parte dalla città britannica di Plymouth e arriva a Newport, negli USA. La regata si svolge da est a ovest, nel senso contrario ai venti e alle correnti predominanti del Nord Atlantico. Su una distanza di 2.800 miglia, Simone accorcia la barca, aumenta la superficie velica, cambia l'albero, introduce le paratie stagne. La regata è durissima. L'Atlantico mi scuote con più rabbia di prima. Le onde si gonfiano e il vento non smette di suonare la sua ballata. Raschia le drizze con costanza, come un violinista senza talento. La sua musica mi scava dentro, ad ogni raffica sempre più in profondità. Fa anche freddo, l'alito dell'oceano mi trapassa e stringo più forte la barra. Arriva a New York quasi in trance. Perde subito conoscenza. All'ospedale, appena si sveglia, chiede: come sono arrivato? Gli dicono: bene, secondo della tua classe, con 13 ritirati su 55 partecipanti. Simone lo descrive bene Roberto Imbastaro, all'epoca addetto stampa di Giovanni Soldini. Noi la programmazione, Bianchetti il caos totale, noi la tecnologia, lui solo istinto. L'ho visto arrivare dopo una traversata dell'Atlantico con il pilota automatico rotto, legato al sedile per non lasciare la barra, sveglio da giorni. Cosa dire di un uomo così? Che lo devi solo rispettare. Nel 97 trova i soldi per la solitaire du Figaro e chiude a metà classifica. Nel 98 partecipa alla Route du Rhum, regata transatlantica in solitario, senza scali e senza assistenza, che si svolge ogni 4 anni tra la Francia metropolitana e Guadalupe. Arriva decimo in 27 giorni.
Guardare il mare mentre scolpisce le onde. L'oceano mi chiama, io gli appartengo. Nel 99 esce dall'acqua per fare una delle corse più folli del mondo. È la Transat des Sables, una corsa su buggy kite, i cosiddetti carri a vela, nel deserto del Sahara, in Mauritania, 800 km in 8 giorni. I partecipanti sono 14. Simone arriva quarto e per qualche ora è disperso durante una tempesta di sabbia. Lo ritrovano svenuto e disidratato. È veramente affascinante il deserto. Ha una luce incredibile e colori così intensi che fanno male. Ho gli occhi ancora colmi di albe, tramonti e di un cielo che non avevo mai visto, così azzurro. Non è mai uguale, cambia scenario in una manciata di chilometri. È come l'oceano, che cambia volto continuamente quasi con compiacimento. Il deserto ha asciugato le nebbie che mi portavo dentro da anni e mi ha riossigenato. Sì, finalmente, è arrivata l'ora del Vendée Globe. 25.000 miglia, 45.000 chilometri di circumnavigazione completa del pianeta, in parte anche attraverso il mare Antartico, senza scalo e in solitaria, con arrivo e partenza dalla Francia, che si svolge ogni 4 anni ed è considerato l'Everest del mare. Per Simone, lo sappiamo, è un'ossessione. Doppiare Capo Horn e arrivare fino in fondo. Quando decide di fare l'edizione del 2000, manca un anno alla partenza e, come al solito, non ha né la barca né lo sponsor. I soldi li chiede a tutti, dal Vaticano a Gheddafi. Glieli dà Aquarelle, azienda che vende fiori online. È il sogno che si avvera. Atlantico. Capo di Buona Speranza, Pacifico. Intorno a me l'oceano cambia respiro, il cielo cambia colore, tutto diventa grigio, le tinte si stingono, si spengono, il tramonto, la notte e l'alba si mescolano in un'atmosfera lieve, in una luce d'acquerello. È una tavola monocromatica che mi suscita, confesso, malinconia. Ha visto anche i primi albatri. Questi uccelli si distinguono dagli altri perché non sbattono mai le ali, planano sull'oceano. Ne succedono di tutti i colori, sfiora la tragedia, tanto per dire, nella notte del 27 dicembre una burrasca stende la barca e i serbatoi della nafta si aprono impedendo a Simone di respirare. Ma lui riesce a risollevarla e a ripartire. E arriva a Capo Horn. Sono a una distanza di 5 miglia da quando accade. Le nubi si squarciano e lasciano il passaggio ad un raggio di luce. Il promontorio si illumina, illumina il mio cuore. È lì davanti a me, lo vedo e non ci credo. Ed è all'età di 15 anni che aspetto questo momento. Ripenso a tutto quello che ho fatto per arrivare fin qui. Doppio Capo Horn. E sono pronta a ricominciare la mia vita. Chiude il Vendée Globe al 12° posto in 121 giorni. È il primo italiano ad avercela fatta. Soprattutto è diventato un Capo Horner, il sogno di una vita che si realizza. Se mi volto indietro, vedo soltanto una scia lunghissima che ha solcato i mari del mondo intero, di tutti gli oceani. Sento con un po' di nostalgia che tutto questo sta per finire. L'equilibrio che ho raggiunto con la barca e con quanto mi circonda è incredibile. È un'unione piena, qui c'è tutto quello che cerco, tutto quello che ho sempre chiesto alla vita. Nel 2002 torna al giro del mondo in solitario, a tappe, che adesso si chiama Around Alone, 8 anni dopo la disastrosa esperienza del Bock Challenge. Stavolta è un trionfo e chiude al terzo posto. Simone Bianchetti muore in Porto Savona. Il 28 giugno del 2003, per un aneurisma cerebrale, ha vissuto 35 anni di grandi giorni, senza mai tradire se stesso. I mari e le isole lontane erano casa sua, il mondo intero era suo, la casa di un meraviglioso avventuriero. A me piacciono quei luoghi dove il vento è grigio e il cielo soffia forte. Nella moltitudine della solitudine marchiamo le soglie dell'infinito. Thank you.